La Juve vince la Coppa Italia contro la Lazio. Ragazzuoli, noi siamo tornati su Clash Royale per la rivincita insieme a Franci. Ciao ragazzi, sono Crax, bentornati nel canale. Siamo tornati finalmente su Clash Royale, come avete appena sentito dall'intro. Ragazzi, rivincita su Clash Royale Juventus-Lazio. Siamo carichissimi. È tornata Franci Dopo dopo quanto tempo? tantissimo tempo. In tantissimi mi avete chiesto che fine ha fatto Franci quando la riporti. Non c'è video migliore. E questo è il video esatto. Per quale motivo? Perché l'ultimo video è stato proprio Juventus. Barcellona-Juventus. Brava. Torniamo con Juventus-Lazio. Stessa modalità, due mazzi, andata e ritorno. In teoria questa è stata una finale, quindi andata e ritorno non ha senso. Però noi faremo somma gol. Chi farà più gol vincerà su Clash Royale. Quindi chi farà più corone, non Certo, gol. chi distruggerà più torri? Connessione torna. Questo simbolo, ragazzuoli, non mi piace. Raga, stasera ci accompagnerà questa connessione così traballante. Spero che durante le battaglie non ci ostacoli. Comunque, tantissimi complimenti alla Juventus che si assicura il primo trofeo stagionale. Ha fatto una grande partita. Ma anche tanti complimenti alla Lazio. L'hai vista la partita, No, Franci? non l'ho vista. Complimenti, cioè, vi rendete conto in che condizioni stiamo? La Lazio ha disputato veramente un'ottima partita, purtroppo è finita 2-0. Ragazzuoli, questi sono i mazzi, se si toglie questa maledettissima connessione. Via, via. Mazzo Lazio, il deck Lazio, composto da carte bianche e celesti. Non tutte celesti perché non ci sono, altrimenti dovrei mettere tutte zappe, ma poi sono blu, zappe e fulmini. Comunque, un buon mazzo, davvero tattico, con la gelo che è molto interessante. Quindi, Franci, mi raccomando, preparati mentalmente delle ottime combo da fare. Vedrò cosa posso fare. Ottimo. Il secondo mazzo invece, eccolo qua, il mazzo della Della Juventus. ok, un po' di lag come sul Dicevo gioco. Barcellona. Il problema connessione sembra risolto, tutto tornato alla perfezione. Ragazzi, mazzo Juventus, il classico con Quadrado, abbiamo Dybala, abbiamo il principino qui, Higuain, abbiamo Mandzukic, ci sono tutti quanti. Chi più ne ha più ne metta. Come sempre però vi chiedo di lasciare subito un pollicione in su, perché se arriviamo ragazzi a 20.000 like, una sfida veramente altissima, torneremo con Juventus. Juventus, non lo La finale di so. Champions League, dai! Lo sapevo, non lo so più. Real Suggerisci Real Madrid. Madrid. O con Franci o con Tortello, lo sceglierete voi nei commenti o anche nei sondaggi, perché ne metterò due. Franci e Tortello per la finale, scegliete bene. Spolliciate per me. Top. E anche la squadra che avete tifato per la finale di Coppa Italia, ovvero Juventus-Lazio. Io direi di andare subito. Anzi, un'ultima cosa. Ragazzi, ce l'ho fatta. Ho vinto la sfida, quella lì, doppio Elisir, che dava un fottio di monete. Le ho anche riscosse perché sono a 160.000 più o meno. Probabilmente sabato apriremo il baule da 12 vittorie. Rimanete sintonizzati. Andiamo con la prima Andiamo. battaglia. Cosa utilizzi? Io utilizzerò il mazzo della Lazio. Il mazzo della Lazio. Ma sei una fischelletta di Della Roma. Lazio. Sdigate, sdagate. Come Dio, dice il te. dio Davide di Porto. Lo conosci? Sì. Cioè, proprio rappresenta il laziale. Grandissimo Davide di Porto. Spero che segua i nostri video. Sicuramente. Sdighete, sdaghete, una pompatina al trivi. Andiamo a fare le nostre bellissime amichevoli. Vai, Franci. No, però io ho impostato la Lazio. Devo impostare la Juventus. Stavo per fare un fail. Lazio Voglio contro vincere. Lazio. La prima battaglia dobbiamo farla finire 2-0 per la Juve. Accettata la battaglia da Franci. Siamo dentro. Prima battaglia. Dobbiamo farci valere. Ecco qua subito. Una combo di Quadrado Higuain. E non guardare le mie carte, però, E miei sono tutte giocatori. Non è celeste. giusto. Ragazzi, io parto subito. Quadrado Higuain. Te l'ho spoilerata, vai Franci, tranquillissima. Golem di ghiaccio che potrebbe essere, non lo so, un di... Oh, fermi tutti. Lulic, probabilmente. Lulic è immobile. Dai, Aia, basta. quasi una torre presa. Franci, Vero? ma un disastro, ma sei partita malissimo. Agghiacciante. Che c'entra Antonio Conte? Antonio Conte che c'entra in Ma questa partita? perché c'è Perché lui dice che agghiacciante. ne so. Come me ne sai? Acciuchino Allegri, dove lo lasci? Ma che mi hai Hai messo lo spiritello di ghiaccio, ma Ma non dai. lo volevo mettere, ma che mi hai fatto 1-0, mettere? 1-0. La Juventus subito si porta in vantaggio con Dani Ma Alves che mi sulla hai torre di fatto sì. Aia però, aia mettere, perché questa è una bella combo. Questa potrebbe essere una bella combo. Oh my dai! E non è god. col gigante! No, no, raga, non so cosa fare. Cioè, potrei mettere qualsiasi Oddio! cosa, ma 1-1, 1-1, 1-1. Che Fortissima la nostra emozione! Franci.
Potevo mettere qualsiasi cosa, ma tanto gli scheletrini, cioè il maghetto avrebbe fatto fuori tutto. Non guardare le mie carte, basta Franci. Principino Marchese sulla destra con Chiellini davanti che è lentissimo. Vai, vai Principino, quanto spacca il Principino. Ok, top, abbiamo congelato una bella difesetta di Franci e il Principino colpisce, molto non molto bene. Non posso difendermi, non posso attaccare, non posso fare niente. Non hai Elisir, quindi no. Basta mettere un bellissimo Boy Higuain sulla parte di destra che colpisce il tuo difensore della Lazio. Sì, e aspetto. Voglio ripartire con il classico quadrato. T'aspetto. Ci vengo, ma di cattiveria pure. Vai quadrato, salta il fiume, come on, con il grandissimo Higuain che prende i colpi. E se mi metti gli scheletrini così, però mi invidi a nozze, Franci. Mi invidi a nozze. Un altro Dai, hit, però... 257. Sì, ma non posso attaccare adesso perché non Chiellini, il caro Chiellini e Mandzukic difensivo sulla fascia di destra. In teoria Mandzukic sta sulla fascia di sinistra, ma non è un problema perché grandissimo Mandzukic fa fuori gli sgherretti e il Principino Marchisio va a torre. Vai Principino, vai Principino. 2-1. Ma occhio Franci, perché in queste partite valgono la somma gol, quindi può cambiare ancora tutto. Ma io come sto giocando? Stai giocando male perché il caro quadrato va sulla parte di sinistra, fascia di sinistra, con il palloncino dietro che potrebbe essere magari Barzagli. E vai quadrato, dobbiamo fare il 3-1. No, non fai niente. No, facci fare il 3-1. No. Franci, ho bisogno di fare il 3-1 assolutamente. Dai, 13 secondi. Due Higuain, non ce la faremo mai però. Non ce la faremo mai, ho tutto bloccato. Fermi, fermate quel maledetto immobile. Immobile, rimani immobile. No. Dai, va bene. 2-1. Una torre l'ho presa. Meglio della partita reale. Comunque la Juventus la scampa, solo che ora utilizzo io la Lazio. Aia. Cambiamo il mazzo, ecco qua il mazzo della Lazio. Tutte queste mazzo rime Azio. Montecinghiale, siamo sempre allo stadio olimpico di Roma. Eccoci qua. A Montecitorio siamo. Montecitorio, vabbè, ci sta pure, ci sta. Questo mazzo secondo me è leggermente più scarso del mazzo della Juventus, anche sulla carta, sulla realtà. Se lo utilizziamo bene, comunque possiamo far valere la Lazio. Se te mi parti in questo modo così dirompente, cara Franci, sono nella sono nella shit. Per fortuna che Stracoscia fa un partitone pure qui su Clash Royale. Stracoscia, ovvero la pozione congelamento che ferma tutto. Ma perché Stracoscia? Perché è il cognome del portiere della Lazio, cioè poverino. Immobile fa un sacco di hit sulla torre di sinistra, 1850. Me la devo giocare bene, devo ribaltare, devo fare questa remontata per tutti i tifosi della Lazio che vogliono almeno vincere qui su Clash Royale. Principino Marchisio, no, per... no, quanta roba amici miei, quanta roba, gela tutto. No, non come l'ho gelata raga, come Dai. L'ho gelata, Stracoscia fa la differenza in questa partita. No, ho sbagliato io. Skeleton Army e qui dobbiamo ripartire ora. Non mettere niente Franci, non mettere niente. Sicuramente, guarda, se me lo dici allora sto ferma. Ferma, ok, così, bene, bene, così mi piaci, bene. Purtroppo quel golem di ghiaccio farà saltare in aria tutto e il nostro immobile farà comunque un hit, due hit. Tu hai il Principino Marchisio, l'ho visto adesso. Quindi piazzo il golem di ghiaccio, non mi ricordo chi potrebbe, vabbè, Lulic che si è fatto fa un tunnel clamoroso. Vado con il maghetto sulla parte di destra e Franci però sempre... Guarda, aia, che si è messo tutto di là. Aia ragazzuoli, no, combo devastante della Juventus, Principino Higuain. Però io mi sono preso una torre sulla parte di sinistra. Vabbè, te l'ho lasciata, non è che però forse la perdo raga, la perdo perché... Ah, oh no, invece no ragazzi, voglio ribaltare la partita assolutamente. Dai, prendiamola, dai. No, Franci ci prende la torre. Ci prende la torre, però il maghetto ha fatto veramente tantissimi danni sulla parte centrale. Stai tranquillo tu, stai tranquillo, dormi, sogni tranquilli. Non guardare le mie mosse, Franci, non azzardarti a guardare le mie mosse. Ho fatto una mossa clamorosa, raga, veramente, è stata una cosa pietosissima. Arriva il Principino Marchisio e anche... No, non può vincere la Juventus, non posso farmi battere da Franci, cioè... Dai, è una cosa veramente obbrobriosa. Sono partita troppo male. Ok, obrobriosa il Mega Sghir... di che poi, scusa, Me ne sono passato. Però guarda, te non ti stai regolando perché guarda qua Franci, 3-1 della Lazio, 3-1 e la Lazio la scampa sulla Juventus. Però stavo non un passo la... così, un vero, passo. Vero, ottima strategia di Franci, però non te l'aspettavi quella combo centrale. No, mi hai distratto, vergogna. E anche quella è una tecnica, ci sta tutto in queste sfide. Ragazzi, somma gol, 3-1 la Lazio in questa partita più il 2-1 della Juventus precedente, vince la Lazio 4-3. Ah beh, sì, c'ha ragione.
Ci sta, dai. La Juve ha vinto il Real Life, su Clash Royale ha vinto la Lazio, accontentiamo tutti. Ragazzuoli, un pollice in su, arriviamo a 20.000 like, lo so 20.000. Che ce la potete fare per questo super episodio. Torneremo con Juventus Real Madrid. In molti mi chiedono di tornare con la scalata leggendaria insieme a Franci. Il problema è che Franci non gioca più, ragazzuoli, ci serve un commentino di supporto. Qui sotto scrivete tutti quanti: Franci torna a giocare. Datemi un buon motivo per cui dovrei iniziare a giocare. Quindi un fottio di commenti. Ragazzi, superiamo i 5.000 commenti, lo so che ce la potete fare. Noi ci vediamo al prossimo episodio, che sarà sabato, se non erro, con un bel episodio gameplay. Perché sì, ragazzi, vi devo far vedere questo mazzo incredibile. Richiedo le carte prima di concludere, perché siamo arrivati ad un totale di 526 domatori. Arriviamo a 5.